Oggi ho visto una buona Sangio. Buona Sangio a larghi tratti ha fatto una buona gara sia di possesso che di forza fisica, creando discrete palle gol e vedendo insomma anche una reazione da un punto di vista emotivo dopo lo svantaggio, che invece nelle altre partite dopo lo svantaggio ci eravamo un attimino sciolti. Oggi invece ci siamo ricompattati. Abbiamo fatto un buon finale, abbiamo creato tante occasioni e poi il giusto pareggio. Però sicuramente oggi potevamo anche vincere, però l'importante era non perdere. Adesso c'è tutto, c'è l'ultima riponzacco e poi c'è tutto un giorno di ritorno, quindi stiamo calmi, concentrati, tranquilli, la Sangio arriverà al suo obiettivo. Vorrei aggiungere che insomma nelle partite interne spesso siamo penalizzati da situazioni arbitrali non favorevoli. Io dopo Foligno, come avete visto, non avevo più riparlato e Foligno andemmo anche a Roma a portargli un DVD dove si vedeva due evidenti insomma, falli incredibili, direi, aggiungerei. Io non ho più riparlato, non ho più detto niente, però insomma oggi è stato anche oggi secondo me non all'altezza, quindi credo che San Giovanni, la mia società, questa città, i nostri tifosi si meritano un po' più di rispetto, altrimenti il rispetto lo togliamo anche noi. Non bastano questi punti, raddoppiandoli probabilmente per salvarsi, qualcosina in più ha fatto. Forse sono contento del pareggio. È chiaro che magari, visto come era andato l'andamento del secondo tempo, speravo in una vittoria, passata in vantaggio, forse la dovevamo chiudere la partita. Non siamo stati all'altezza di questo, abbiamo concesso diverse palle inattive alla Sangiovannese, ci hanno creduto fino in fondo, forse sicuramente il pareggio è giusto, anche se non so l'episodio del rigore, se era rigore o no, insomma non voglio entrare in merito perché È inutile ormai. inutile ormai, poi penso che l'arbitro abbia visto bene, insomma. A volte queste partite si perdono anche perché quando si crea molto e non si riesce a concretizzare, a volte succede come poteva succedere oggi, l'unica occasione abbiamo subito, abbiamo preso gol, però poi la squadra oggi ha giocato, ha avuto un atteggiamento più che positivo, avremmo meritato la vittoria per quello che si è visto sul campo. Con questo atteggiamento qui sono fiducioso per il futuro. Abbiamo proprio l'ultimo minuto abbiamo avuto quella clamorosa occasione. E peccato perché adesso, mi sembra che abbiamo a sprazzi abbiamo giocato anche benino. Poi ci siamo persi un po' nel secondo tempo quando siamo andati sotto, abbiamo avuto 10 minuti, un quarto d'ora che non abbiamo creato molto, poi siamo ripresi, però secondo me nelle fasi in cui dominiamo, come sono stati un quarto d'ora, 20 minuti, dobbiamo far gol, così la partita poi prende un'altra piega. Se invece ci sta anche perché la Pianese ha fatto la sua partita di rimessa e è passata in vantaggio, quindi poi diventa tutto più difficile, tutto in salita. Il rigore era su di te. Sì. Che ce lo ridescrivi? Ma l'ho anticipato e mi ha buttato giù, erano in due, non mi ricordo. Il rigore è abbastanza netto, sì.